ritornello, il tedesco è carino, ma nel caso di tedesco, quello italiano, guarda la monetina fattina nel cestino, l'anima salta in paradiso. E questo fatto per tutta la Germania. Immaginate voi Lutero custodiato con Paolo, il suo monastero sembrava più di convertirsi, e questi che in paradiso se lo comprano con le monetine. Figurati che diventa Lutero, che tutti i giorni stava lì ad arrovellarsi, e come farà a trovare un Dio esagerato. E come farà a trovare un più misericordioso? E mi salverò, andrò all'inferno, andrò in paradiso, ma come succede? Ma come si fa? Io mi dannerò, io andrò all'inferno, signore no, non ci voglio andare, ci voglio andare, e sente che questo fa i saldi di fine stagione, svende il paradiso con qualche monetina per la di San Pietro, Lutero sotto le furie e comincia la riforma luterana, la quale, lasciamo qua stare qua a parlare di come funziona, perché dice, sentite, queste sono stupidaggini, la Chiesa Cattolica non ha capito bene le cose, ha esagerato, chi ci salva è Gesù Cristo crocifisso e risorto, lui ci salva. Bisogna aderire a Gesù, bisogna fidarsi di Dio che ci ha detto che non andremo all'inferno perché Gesù è morto per noi. Questa cosa sta scritta nel Vangelo e solo il Vangelo funziona, perché qua nessuno sa niente, solo Dio sa. Per cui andiamo avanti, sola grazia, sola fides e sola scrittura. La Chiesa non sa niente. E cominciò tutta questa predicazione. Adesso faccio torto all'intelligenza della Presidente e di tanti altri che hanno studiato filosofia, perché la situazione è molto più raffinata, ovviamente c'è un problema politico, la Germania è un complesso antiromano, c'è una filosofia nominalista che, insomma, il problema non è così semplice, di fatto questo è l'evento scatenante. Poi ovviamente c'è tutta la voglia del 1400, 1500, del sud, era stata fatta la stampa da poco, Gutenberg è venuto dalla stampa, c'è tutta la voglia delle persone di riprendersi la propria vita e di non sottostare a un'autorità esterna. Ma ripeto, facciamo mattina se vogliamo, poi se vi va ne parliamo dopo. Sta di fatto che Lutero la fa proprio pesante, e la Chiesa di Roma vacilla. Chiesa di Roma vacilla, perché Lutero mina le fondamenta, un uomo terribile Lutero. Poi il secondo no, il secondo si sposa con ex suora Margareta von Bora, bruttissima, e insomma, il secondo Lutero è un poi ostaggio dei principi tedeschi che lo usano contro il Papa, quindi il secondo Lutero non diventa poi una cosa veramente esagerata, e dico, hai ragione il Papa scomunicarlo, poi no, ma il primo Lutero è uno dall'intelligenza penetrante che mina la Chiesa secondo me. Tu non servi, questo dice Lutero in sintesi, cara Chiesa, tu non servi, non mi servono le tue messe, non mi servono i tuoi sacramenti, perché noi siamo tutti peccatori e non possiamo fare niente di decente davanti a Dio. Serve solo Gesù Cristo, serve solo il Vangelo che mi parla di lui e io mi devo fidare, basta. E ve lo leggo io il Vangelo, lo traduco in tedesco, non c'è bisogno che me lo dici tu Chiesa come si deve fare, ve lo traduco in tedesco il Vangelo, c'è la stampa ormai che lo può diffondere, e quindi praticamente il monopolio del magistero ecclesiastico sulla Bibbia finisce. E c'è tutto un pezzo di Europa che va presso Lutero, pensate alla questione di Enrico VIII, Elisabetta fa la scelta calvinista, tra l'Inghilterra e poi i Paesi Bassi, Ginevra, la Svizzera, la situazione è pesante. La situazione è pesante. La Chiesa romana perde pezzi. E anche lì, concilio. Concilio. Il Papa capì che la cosa era seria. Concilio. In una città simpatica, ci facciamo una città vicino a loro e tendiamo la mano, andiamocene a Trento a fare, se lo facciamo a Roma quelli non vengono, perché quando Lutero sentiva Roma sentiva il demonio, perché il Papa per lui era l'anticristo. Facciamola a Trento, vicino alla Germania, può darsi che vengono, non vennero, invitati non vennero, però la Chiesa fece un grande concilio e arginò i danni, perché Trento fu un grande grande concilio, perché rispose a Lutero battuta su battuta con le migliori intelligenze del tempo, ma, e non lo dico perché sono cattolico, risposte di una verità e di una bellezza incredibili, difese l'Eucaristia, il ministero ordinato, il sacramento della confessione, il battesimo, la dignità dell'uomo che dal peccato è ferito ma non ucciso, fu un grande concilio. E però, voi lo sapete meglio di me, quando i concili si fanno per difendersi, tu devi esagerare. Quando la Signora mi dà uno schiaffo, io se non sono cristiano, ne do due. Ah,
attraverso scene. Ma ti faccio vedere io chi sono. Tu Lutero, l'anticristo, l'anticristo. Ma ti butto in faccia tutta la forza della Chiesa cattolica. I gesuiti cominciarono a combattere da un lato, San Roberto Pio d'Arminio dall'altra, il barocco prestò alla Chiesa un linguaggio straordinario. Tu entravi in una chiesa e vedevi ori, tabernacoli, colonne, musica polifonica. Cioè, oh sì che questa è una chiesa vera, altre che le chiese dei protestanti, quattro mura e una croce nuda. Il barocco, la grande forza del Concilio di Trento, la musica polifonica. Andate a Roma, alla chiesa del Gesù, e senza leggere niente capite cosa fu Trento. Basta entrare nella chiesa di Gesù. E dici, caspita, e se non è chiesa vera questa? Il sacerdote si comincia a vestire d'oro, celebra in una lingua sacra, il latino sconosciuta, tra lui e la gente una bella balaustra, per dire qua sono cose serie e sante, altro come Lutero che non serve a niente. E il popolo sta lì e deve solo ascoltare, perché non è per niente vero che siamo tutti sacerdoti come dice Lutero. La Chiesa è la Chiesa e bisogna star lì a obbedire alla Chiesa, perché la Chiesa è il regno di Dio sulla terra, è la perfetta società che porta la falange di Cristo Redentore. Ecco qua, la falange di Cristo Redentore, il bianco padre che da Roma ci comanda, e noi faremo piazza pulita di tutti i protestanti addosso a tutti. Il risultato qual è? Il risultato è una Chiesa molto curvata su di sé, centrata su di sé, molto, che sottolinea la sua forza, che sottolinea il suo possesso della verità. Io ho la verità, non basta la scrittura, ci vuole anche la tradizione, i vescovi e il padre che mi spiegano il Vangelo, io ho i sacramenti, io ho l'Eucaristia, io sono la società perfetta e al di fuori di me non c'è salvezza. Extra ecclesia, nulla salus. Questo è faticoso da gestire, è una chiesa chiusa, una chiesa che si chiude in difesa, una chiesa che fa polemica, una chiesa che butta sul tavolo il suo peso, ma il mondo ormai andava in un'altra direzione. Il mondo andava verso la democrazia, il mondo andava verso il soggetto che si riscopriva, pensate a Cartesio, il mondo andava verso la rivoluzione industriale, la Chiesa che stava lì e si difendeva. Crisi grossa fra Chiesa e mondo moderno. Come se ne esce? E ci siamo difesi da Lutero, e ci siamo difesi dalla rivoluzione francese, e ci siamo difesi dalla rivoluzione industriale, e ci siamo difesi dai bersaglieri che hanno tolto al Papa il suo regno, e a forza di difenderci qua non ce la facciamo più. E così qualche Papa dell'inizio del Novecento comincia a pensare a un altro concilio, ci dice lo facciamo un altro concilio. E come lo fa un altro concilio? Ormai i vescovi sono tanti, e poi la prima guerra mondiale, e poi la seconda guerra mondiale, e il progetto rimane nel cassetto. Intanto c'è sto pontificato di Pio XII, tanto amico della Chiesa cattolica, che tiene ancora la Chiesa in difesa, serra le fila Pio XII, contro una serie di difficoltà che c'erano in quel momento. Ma il Signore si diverte, muore Pacelli, muore Pio XII, dopo 19 anni di pontificato gloriosissimo, adesso non devo farvi ridere, non c'è mai vero che ci sono di anelli su Pio XII. Basti questo per dire che chiesa era. Dopo due anni di pontificato morì il segretario di Stato, il cardinale Maglione morì. Allora andarono da lui a dire: santità, è morto il segretario di Stato, bisogna fare un nuovo segretario di Stato. Pacelli domanda: e perché? Cioè, perché ci vuole il segretario di Stato? Dice, no, noi, che era lui, noi non abbiamo bisogno di collaboratori, ma di esecutori. E questo era il clima. Un giovane assistente della Fuci Belle Speranze, si chiamava Giovanni Battista Montini, andò un giorno a Castel Gandolfo a trovarlo per portargli i documenti da firmare. Davanti al Papa ci si inginocchiava. Allora Montini arriva e ci si inginocchiava dal Papa e ci si alzava, il Papa diceva si alzi. Montini va e si inginocchia sulla ghiaia di Castel Gandolfo.
Pio XII si piglia i documenti, si mette a leggere, precisissimo, a firmare, a fare, si scorda di gli si alzi. Montini rimase per 2 ore in ginocchio là, stette a letto 5 giorni con un dolore al ginocchio, non si poteva muovere, per dire il clima della chiesa di allora, nessuno mai fiatato. In segreteria di Stato c'erano sulla scrivania 2 telefoni, non era uno bianco. Quando squillava il bianco era non il Papa, era lui. Si andava prima in ginocchio e poi si alzava la cornetta. Anche se Paolo non ti veniva, il Papa telefona, mica telefona l'ultimo. Questo era il clima, questo dice molto più di tanti libri, questo era il clima. Questo era il clima del tempo. Giusto anche perché se tu hai Hitler in Germania e c'hai la Prussia e c'hai la Francia, eccetera, e ci vuole un Papa forte, se no come fai? Erano i tempi. Ma i tempi andavano avanti veloci, ormai la guerra era finita e la Chiesa faceva fatica, pace e timore. E mo chi si fa? L'unico che poteva fare il Papa non era cardinale, perché era Montini ed era arcivescovo di Milano. Cioè, ma come facciamo? Dice, facciamo una cosa, pigliamo un vecchietto che non sta troppo bene in salute, che muore il prima possibile, che benedice un poco a tutti quanti così, intanto fa cardinale a Montini e fra 4-5 anni facciamo il Papa nuovo. Montini, insomma, Bacelliano. Cioè, dove sta uno così? Dove lo pigliamo? I cardinali erano 60 appena. Cioè, ma ci sta sto vecchietto qui, patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe Roncalli, ciao, faccio ancora. Il Papa di transizione, la stessa idea dopo Giovanni Paolo II, si è vista con la transizione. E dice, beh, facciamolo questo qua. Andava a dire sì sì, faccio io. Tanto Ottaviani, prefetto del Santo Ufficio, dice vabbè, facciamo così, lui benedisce e noi comandiamo. Se non che facciamo male i conti, perché è vero che Papa Giovanni non era quest'aquila, ma era uno storico, aveva fatto una bella tesi, storia della Chiesa su Barbarigo, e come ogni storico guarda le cose dal punto di vista dello storico. Per cui di fronte alla crisi della Chiesa, disse, ma quando la Chiesa è andata in crisi, che ha fatto? Ha fatto un concilio. Ci facciamo un concilio pure noi. Così. Ma senza starci troppo a pensare, lo dice lui stesso, il giornale dell'anima. Bastano le date per chiarire questo. 28 ottobre diventa Papa Giovanni. 28 ottobre. 1958. 29 gennaio 59 annuncia il concilio. 3 mesi. Non male per un papa arrangiato. 28 ottobre 58 diventa papa. Il 29 gennaio va alla Basilica di San Paolo. Il 25 gennaio del 59 va alla Basilica di San Paolo fuori le mura per venerare San Paolo nella festa della conversione. Chiama i cardinali in sacrestia e dice: noi abbiamo pensato di fare un concilio. Così. E a chi gli chiedeva santità e che si aspetta dal concilio, Papa Giovanni non rispondeva, ma si alzava, andava alla finestra, apriva la finestra, diceva un poco d'aria, c'è un poco d'aria. E fu il concilio. Cioè, perché l'ha presa così lontana? L'ho presa lontana, non si capisce la grandezza del Vaticano II, perché il Vaticano II entra in un tempo con una chiesa impolverata, che ha combattuto le sue battaglie e le ha vinte, ma è anche stanca delle battaglie che ha combattuto e ha vinto. Non ce la fa più a rincorrere il mondo, non ce la fa più a dialogare con una modernità che sembra stare sempre più avanti. E arriva il concilio, preparazione, lasciamo stare, c'è il foglio tra le mani, l'11 ottobre del 62 il concilio si apre, l'anno prossimo sono 50 anni. 3 anni di preparazione, Papa Giovanni fa una cosa nuova, fa una cosa nuovissima per i tempi, che nella Nazione Cattolica si è sempre fatta, ma nella Chiesa non si faceva più. Cioè, prima di fare il concilio, il Papa non è che si alza al mattino.